Ti assicuro che questa quiche è la fine del mondo. Ce ne sono davvero per tutti i gusti ed è perfetta quando hai poco tempo per stare dietro ai fornelli. Si prepara in 5 minuti. Sigla! Ciao lettori e lettrici di Mamma Style e benvenuti in un nuovo video. La quiche è una tipica torta salata di origine francese, croccante ma anche morbida, gustosa ma anche leggera e perfetta da mangiare durante queste calde giornate estive. Scopriamo subito quali ingredienti occorrono per preparare questa squisitezza. Spinaci congelati, ricotta, pasta sfoglia, un uovo intero, un tuorlo, aglio, parmigiano grattugiato. Ricetta completa nel primo commento. Come sempre, se ti va, lascia un like e iscriviti al nostro canale. In padella versa un filo d'olio extravergine d'oliva e mettila sul fuoco. Sbuccia lo spicchio d'aglio e quando l'olio sarà caldo, rosolalo per bene su entrambi i lati. Aggiungi poi gli spinaci congelati, aggiustali di sale e copri con un coperchio. Cuoci per circa 10 minuti. Intanto in una ciotola versa la ricotta, il parmigiano grattugiato, un pizzico di sale, l'uovo intero, se vuoi anche un po' di noce moscata. Mescola tutto con un cucchiaio. Cotti gli spinaci, togli l'aglio e aggiungili al composto, poi mescola bene. In una teglia poni la pasta sfoglia utilizzando la carta da forno già presente nella confezione. Bucherella il fondo con una forchetta. Versa il composto con la ricotta e livella la superficie con un cucchiaio. Arrotola i bordi più alti dell'impasto verso il centro della quiche. Non tirarli troppo altrimenti si romperà la pasta sfoglia. In una ciotolina sbatti un tuorlo e spennellalo sui bordi così saranno dorati e croccanti. Inforna a 180 gradi, forno statico preriscaldato per 30 minuti. E voilà, la quiche della regina è pronta per deliziare il tuo palato.